Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Che emozione rivedere queste immagini delle celebrazioni degli anni passati. Veramente una grande emozione. Grazie, grazie per averci dato queste bellissime immagini. Benvenuti, benvenuti tutti a questa giornata che ancora una volta ci viene riuniti per ricordare gli studenti e i professori del nostro Ateneo, che nella primavera del 1848 partirono da Pisa per andare a combattere sui campi lombardi di Curtatone e Montanara. Avete appena visto da quell'immagine che un anno fa eravamo tutti a Curtatone, una giornata indimenticabile, alla quale era presente anche il rettore dell'Università di Siena, il professor Francesco Frati, che vedete ritratto nella foto e che stamane è impegnato per un consiglio di amministrazione alla sua università e mi ha pregato di portarvi i suoi affettuosi saluti. La celebrazione di oggi è iniziata stamattina con la deposizione della tradizionale corona davanti al monumento conservato nel cortile della nostra Sapienza e adesso la celebrazione prosegue in modalità telematica, la modalità che ormai è diventata di routine in questi difficili momenti che stiamo vivendo. Lasciatemi subito ringraziare il professor Francesco Paolo Tronca, commissario straordinario dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, il sindaco di Curtatone, Carlo Bottani, il vice sindaco del comune di Pisa, avvocato Raffaella Bonsangue, e il professor Cristian Satto del Coordinamento Nazionale delle Associazioni Risorgimentali per aver accettato il nostro invito. Vedete, essere qui, nonostante le difficoltà che la situazione che stiamo vivendo ci impone, credo sia un segno tangibile dell'importanza che questa ricorrenza ha per tutti noi e per la nostra università in particolare. E di come mentre le generazioni passano, gli anni, le idee, solo poche ore possono segnare per sempre non la storia, non solo la storia, ma anche l'immaginario collettivo di un popolo. Accade quando ci si trova di fronte ad esperienze tanto significative sul piano simbolico, sul piano dei valori, degli ideali, tanto significative da connotare in modo indelebile, direi, la natura e l'identità di una comunità. La gloriosa sconfitta di Curtatone e Montanara è una di queste esperienze. Sono passati ormai 172 anni da quando i 389 uomini del battaglione universitario pisano, guidati da Ottaviano Fabrizio Mossotti, docente di fisica, matematica e meccanica celeste del nostro Ateneo, che vedete qui ritratto insieme a Enrico Molinari e Gerardo Nerucci, presero parte a quell'epica battaglia. Il sacrificio di quei volontari, molti dei quali giovanissimi, si impose all'opinione pubblica del tempo e il loro esempio divenne subito uno dei simboli del rinnovamento morale e civile del nostro paese. Un simbolo che ha saputo mantenere nel tempo, in tutti questi anni, una sua forza, una sua attualità, ricordandoci uno dei momenti della nostra storia in cui la ragione e la passione sono riuscite ad unirsi e a generare atti di grandissimo valore, di grandissimo significato. E al di là delle conseguenze pratiche e dell'esito finale, quegli studenti e quei professori partiti da Pisa, come i loro colleghi arrivati da tutta la Toscana, avevano rivelato le vere virtù del nostro popolo, le stesse che poi nei secoli, attraverso movimenti ed azioni, hanno reso grande il nostro paese, dal Risorgimento alla Resistenza. Ecco, è nell'impegno civico che quegli uomini portavano in sé, accanto alle virtù classiche, alle passioni romantiche, che si può cogliere il senso più profondo ed attuale di quel loro agire ed essere già, come dire, eroi moderni. Come del resto lo sono oggi i nostri giovani medici, che freschi di laurea non si sono tirati indietro di fronte ad una chiamata in corsia da molti forse ritenuta anche prematura, come lo sono stati a loro modo quegli studenti fuori sede che hanno
resistito alla tentazione di tornare a casa dalle proprie famiglie, scegliendo invece di rimanere chiusi nei loro alloggi qui a Pisa per limitare le possibilità di contagio. Pensate, li abbiamo contattati perché il comune ci ha chiesto di contattarli per fornire loro le mascherine antichirurgiche. Abbiamo raccolto oltre 5.000 indirizzi di ragazzi fuori sede che erano rimasti a Pisa. E dicevo, ancora come loro lo sono stati tutti i membri della nostra comunità universitaria che in questi mesi, con una abnegazione, con un altruismo davvero incredibili, hanno lavorato senza sosta e ben oltre il dovuto affinché l'università e l'Italia tutta non si fermassero durante l'avanzata dell'emergenza Covid-19. Ecco, in loro e nei tanti che quotidianamente lottano per il bene del nostro paese non posso non vedere gli eredi ideali di quei 389 giovani di 172 anni fa. Ad animarli ieri come oggi è lo stesso impegno civico, una virtù tanto rara quanto preziosa, che gli italiani sanno tirar fuori nel momento del bisogno, ma che troppo spesso si dimenticano di possedere nei momenti di pace, ritrovandosi così nuovamente divisi e persi dietro interessi personalistici. Commemorazioni come questa credo siano fondamentali per non perdere coscienza di questo nostro pregio, che guarda caso abbiamo ritrovato in questi mesi di emergenza, facendoci riscoprire l'importanza di quei valori di cui i ragazzi e i giovani di Curtatone Montanara si fecero per primi portatori e di cui oggi dobbiamo sforzarci di essere degni eredi, tanto nell'avversa che nella buona sorte, per affrontare il futuro con la giusta determinazione. Anche per questo voglio ringraziare tutti i membri del comitato scientifico che, nonostante le limitazioni, le difficoltà del momento, si sono adoperati in ogni modo affinché le celebrazioni di quest'anno non saltassero. Così come voglio ringraziare di cuore i colleghi Giovanni Gronchi e Valentina Giuffra, che con i loro interventi ci permetteranno di ricordare nel migliore dei modi Ottaviano, Fabrizio Mossotti e Carlo Burci, che di quella battaglia dell'eccellenza del nostro Ateneo furono grandi protagonisti. E un ringraziamento particolare lo rivolgo infine a tutti coloro che hanno reso possibile la vera e propria maratona video di questo pomeriggio: a Domus Mazzignana, il Coordinamento Nazionale delle Associazioni Risorgimentali e il Museo Civico e Diocesano di Fucecchio. Grazie a tutti loro e alla loro collaborazione, oggi potremo vedere una serie di filmati che normalmente sono proiettati solo all'interno delle strutture museali o realizzati per l'occasione, che renderanno ancora più preziosa questa giornata, che nonostante sia vissuta a distanza, è una giornata che ci vede tutti uniti e tutti presenti col cuore. Per questo vi ringrazio ancora tutti per essere qui e vi ringrazio per l'attenzione. Bene, grazie. Grazie al magnifico rettore professor Paolo Mancarella. Prende ora la parola il dottor Carlo Bottani, sindaco del comune di Curtatone. Buongiorno a tutti. Oggi, come ogni mattina, entrando in Corte Spagnola, sede prestigiosa della città di Curtatone, nonché uno dei luoghi cruciali della cruente e storica battaglia, il mio sguardo si è posato sulla lapide marmorea che ricorda il sacrificio del battaglione toscano, formato principalmente dagli studenti delle università di Pisa e di Siena. Correva l'anno 1848 e negli Atenei, anche toscani, si insegnavano, accanto alle scienze, anche la cultura e l'amore per la patria. Giovani e valorosi studenti universitari, al comando dei loro professori, attratti dal valore dell'indipendenza, dell'unità, della libertà d'Italia, superarono l'incoscienza, l'incompetenza, la paura, e per questa ragione questi professori e questi scolari sono stati indelebilmente impressi nella memoria collettiva del nostro paese. La gesta e il coraggio di queste giovani vite diffusero il più alto esempio di amor patrio e di spirito di sacrificio per le generazioni future.
Ed è proprio la passione civile che animò questi giovani ad aver contribuito ad esaltare l'immenso valore spirituale che Curtatone rivestì nel Risorgimento nazionale. A imperitura memoria, il nostro comune rende oggi, come ogni anno, i più alti onori ai caduti della prima guerra per l'indipendenza nazionale e ai battaglioni universitari e civici toscani in particolare. Quei giovani universitari arrivarono nelle nostre valli e lì combatterono sotto la guida di illuminati professori che, supportati da alcuni ex ufficiali napoleonici, si improvvisarono comandanti e strateghi. Le gesta e il coraggio di questi giovani studenti sono state celebrate dalla storia ottocentesca quale esempio di amor patrio e spirito di sacrificio per le generazioni successive, perché il mirabile fatto d'armi, noto come Battaglia di Curtatone e Montanara del 29 maggio 1848, tanto infausta ma anche tanto gloriosa battaglia, segnò il nostro territorio comunale consegnandolo alla storia. Da quel momento esiste un ideale legame tra Curtatone e la nobile terra di Toscana, dalla quale partirono gli studenti del battaglione universitario toscano insieme ai battaglioni dei civici toscani per contrastare con le armi l'egemonia asburgica nella penisola. Oggi, nonostante le restrizioni per l'emergenza sanitaria per la diffusione del Covid-19, grazie all'ausilio della tecnologia, sono qui per ricordare e valorizzare quel forte legame che ci unisce. E lo faccio raccontando che stamattina, insieme a una piccola delegazione, insieme al Presidente del Consiglio Comunale Giorgio Maffettoli e alla nostra funzionaria Gabriella Annaloro e a tutte le collaboratrici, sono uscito da Corte Spagnola, luogo storico della battaglia. Con lo sguardo ho reso omaggio a ogni luogo incontrato sul nostro percorso, a cominciare dalla via dedicata all'Ateneo Pisano, sulla quale si trovarono il Palazzo Cavalcabò, dove i toschi napoletani opposero un'eroica resistenza, le nostre scuole elementari, dedicate allo scrittore fiorentino Carlo Collodi, volontario del secondo battaglione fiorentino, la chiesa di Montanara, nella cui parete laterale si conficcò una palla di cannone austriaca durante il combattimento. Abbiamo percorso la via dedicata ai toscani, sulla quale si trova Corte Pierina, luogo utilizzato nel 1848 al soccorso dei feriti. Siamo giunti al monumento. In questo percorso tutto ci ha parlato di quel battaglione toscano partito come volontario. Al monumento di Curtatone si è tenuto un breve momento di raccoglimento ed è stata deposta una corona d'alloro per ricordare gli studenti volontari caduti per la patria dal 1848 al 1945. Una corona d'alloro è stata deposta anche davanti alla lapide marmorea di Corte Spagnola e un'altra corona d'alloro è stata posata al monumento ossario di Montanara, dove è sepolta la maggior parte dei caduti. Perché è solo ricordando che si fa rivivere la storia. E questa è la ragione per cui Curtatone ha sempre gelosamente custodito i valori della battaglia risorgimentale, rinsaldando il legame tra la terra di Toscana, che ha dato i natali agli studenti e professori partiti insieme ad altri volontari, e la terra di Curtatone, dove si batterono assieme a regolari e civili sui campi per combattere lo straniero a Curtatone e Montanara. Chiudo questo momento di ricordo e saluto con le stesse parole di quei giovani valorosi che affrontarono il nemico al grido «Viva l'Italia!». Grazie al sindaco di Curtatone, Carlo Bottani, per averci ricordato con il suo intervento quel legame tra le parti d'Italia, quel andare appunto in terra di Lombardia che fu la spinta che unì e che spinse appunto i soldati, i volontari del battaglione universitario. Il sindaco ha ricordato anche la presenza accanto al battaglione universitario dei civici della cittadinanza in armi, dei volontari che partirono, e Curtatone e Montanara vuole essere anche il ricordo del legame tra l'università di Pisa e l'intera comunità cittadina, e quindi con grande piacere che diamo la parola al vice sindaco del comune di Pisa, l'avvocato Raffaella Bonsanto. Grazie, buongiorno a tutti. Io personalmente ringrazio l'università e tutti i partecipanti a questa riunione, seppur per questa sola edizione, mi auguro, in forma
telematica e non in presenza, come abbiamo avuto modo invece di fare fino allo scorso anno. Sono qui per portare i saluti del sindaco Michele Conti e di tutta l'amministrazione. Oggi è uno dei tre giorni di una lunga maratona consiliare per l'approvazione di una variante urbanistica, quindi il sindaco è impossibilitato a partecipare. Ma questa circostanza dà a me l'onore anche quest'anno di partecipare a questa cerimonia che mi fa sempre scaldare il cuore, non solo per il ruolo istituzionale e come giustamente appena ricordato, perché si celebra anche non solo l'onore, il coraggio di studenti universitari, ma perché si commemora e si ricorda anche quello che è lo stretto legame tra la città e l'università, e così come con le scuole di specializzazione poi oggi presenti sul nostro territorio. Lo dico anche come studente, ex studente dell'Università di Pisa, ho recuperato il mio goliardo e ancora attuale studente perché, come forse il rettore ricorderà, ho finito gli esami del mio secondo corso di laurea in scienze politiche, ma ahimè non trovo il tempo per scrivere la tesi. È veramente un momento importante questo e vorrei, dopo i saluti doverosi e sentiti di tutta l'amministrazione, permettermi di parteciparvi una breve riflessione. Come assessore alle politiche giovanili spesso attingo anche dall'esperienza personale qualche spunto o anche, come dire, un vaglio su, come si dice oggi con linguaggio temporaneo, il cosiddetto sentiment dei giovani. Ieri sera raccontavo alle mie figlie di quello che sarebbe stato uno dei miei impegni di oggi, quindi abbiamo parlato di risorgimento e di quello che voleva dire dell'Università di Pisa, del coraggio di questi giovani studenti, ma soprattutto, ecco, di quella che è stata forse una delle ragioni principali che mossero giovani a mettere a rischio la propria vita. E quindi c'è, cioè, del concetto di libertà da una parte, del sentire bisogno di tutelare la libertà e dall'altro di un sentimento di patria diffuso e ancora infine quello che è una dimensione, una cultura che purtroppo vedo che non è più così diffusa se non magari nell'ambiente universitario. Il concetto di libertà è, e la voglia di libertà è stata duramente messa alla prova in questo periodo. La mia generazione, ancor più quella dei miei figli, dei nostri figli, non ha vissuto, a differenza di quella dei nonni, momenti in cui la libertà e la vita erano messi a rischio dalla guerra. Ed è stato quindi particolarmente difficile per loro poter accettare quelle restrizioni a un valore fondamentale costituzionalmente garantito, che è quello della libertà, quello per cui i giovani pisani, i giovani senesi e i civici toscani partirono per andare a combattere in una terra tutto sommato lontana in nome della libertà. Ma lo facevano perché ritenevano che questo fosse un collante ideale che faceva di loro i protagonisti della loro vita e anche quelli del futuro della nazione. A fronte di questo, credo che purtroppo sia venuto un po' a mancare anche una dimensione culturale che nella battaglia e nel sacrificio della battaglia di cui oggi ricorre il 172° anniversario invece si testimonia. E cioè quella di una dimensione culturale dello spirito che il Risorgimento ha significato per tutti noi. Io ricordo, l'ho fatto sentire, perdonatemi se faccio questo secondo passaggio, sempre molto personale, ma credo che possa essere utile, ho fatto sentire alle mie figlie, ai loro amici che erano lì con noi, alcune delle canzoni che abbiamo storiche, no? La bella Diego Gin, Addio mia bella addio, e non le conoscevano. Ecco, credo che a differenza della mia generazione tutto questo sia un po' perduto in quella che è l'esperienza scolastica, che invece varrebbe la pena proprio rinnovare.
perché se il risorgimento ha significato qualcosa che può ancora essere utile a tutte le generazioni, spesso lontane dalla politica, è proprio la celebrazione della libertà e il coraggio di tutelarla. Anche non necessariamente solamente vicino a quella che è la propria dimensione individuale di libertà, ma una libertà per tutti. Quindi una sorta di religione civile, è stato detto talvolta, quella che il Risorgimento ha testimoniato. Una dimensione di amore della libertà e amore della propria nazione, ma non per una volontà di potere, quindi con un nazionalismo sfrenato e tutto sommato egoistico, ma una rinnovata lettura del senso patrio come una rifarsi a tradizioni che sono culturali, ideali e anche religiose. Quindi credo che un concetto di sovranità allargato possa essere rielaborato anche per le generazioni future, proprio dalla lezione degli studenti pisani, cioè quello di tentare di fondare un nuovo risorgimento che sia italiano ed europeo, perché lì nel collante dei comuni valori della libertà innanzitutto, che dobbiamo ritrovare la forza per rinascere, per riprendere in un momento così difficile che ha visto tutti noi sacrificare e veder compressa la libertà e che ci vedrà ancora più impegnati a ricostruire non un paese ma una nazione in grandissime difficoltà economiche, ma con una visione ampia di libertà e di, come dicevo, risorgimento nazionale ed europeo. Grazie ancora, mi scuso se poi dovrò lasciare questa riunione perché devo raggiungere i colleghi della giunta e i consiglieri perché si sta tenendo in presenza il consiglio comunale, ma finché potrò rimarrò collegata. Grazie. Grazie all'avvocato Raffaella Bonsangue, vice sindaco del comune di Pisa, per averci presentato attraverso questo suo saluto, ho portato anche degli importanti spunti di riflessione. Quello che con l'Università di Pisa, come Domus Mazziniana, facciamo è proprio quello di cercare di diffondere come base dell'educazione civica la consapevolezza del modo in cui la nazione italiana, lo Stato italiano sono nati. E proprio per sottolineare la dimensione non solo cittadina, non solo legata alla comunità accademica di Curtatore Montanara, che quest'oggi abbiamo voluto con noi anche il professor Francesco Paolo Tronca, che è il commissario straordinario dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, quindi diciamo il custode istituzionale della memoria, soprattutto del futuro del nostro Risorgimento. Buongiorno a tutti. Sì, ma innanzitutto sono stato un universitario dell'Università di Pisa che si emoziò il primo giorno quando gli regalarono il goliardo e gli spiegarono il significato per il quale veniva tagliata la punta. Questo simbolo che la goliardia pisana si è portata dietro proprio sempre a ricordo perenne di Curtatone Montanara. Curtatone Montanara che è stata sempre la festa dell'università, un momento che abbiamo vissuto con emozione, con passione, con ricordo, con quella memoria non rivolta al passato, ma una memoria sempre desiderosa di vestire quello che è il futuro di tutti noi giovani universitari auspicavamo prendesse prima o poi forma. Indubbiamente dal punto di vista storico, militare, è stato un punto importante, Curtatone Montanara, un punto molto significativo che ha acceso il risorgimento. Non dico ha acceso la rinascita del paese, la volontà dell'unificazione, quella c'era, erano decenni che già girava e veniva assimilata proprio la percezione di un'unità.
là si cominciava a fare l'Italia. Il Risorgimento è partito proprio da quel momento, e basandosi su un elemento fondamentale, che era il volontariato. Un volontariato, nel caso specifico, culturale, avanzato, scientifico, un volontariato fatto da professori e studenti che insieme hanno lasciato le proprie aule, i propri ruoli, e sono andati a riprenderli in una trincea improvvisata a Montanare, in un'altra trincea a Curtatone, cercando di resistere a questa enorme macchina da guerra che era l'esercito austriaco, per evitare l'accerchiamento dell'esercito sabaudo. Ci sono riusciti, anche senza l'aiuto dei sabaudi, che però ottennero il risultato, grazie agli studenti toscani. Studenti che combatterono con un ardore, con un entusiasmo straordinario, espressione di quel volontariato, ripeto, che è sempre stata la ricchezza e il patrimonio di questo paese. Un volontariato che non vediamo soltanto dal punto di vista militare, eppure fu il volontariato, voglio ricordarlo, che animò e che realizzò l'unione del sud al centro e al nord del paese con la spedizione dei Mille. Ma è sempre quel volontariato che ha costruito l'ospedale di Bergamo durante la pandemia, è quel volontariato che ha aiutato all'Aquila a sopravvivere i primi giorni insieme ai Vigili del Fuoco, è quel volontariato che gli angeli del fango, che studenti genovesi che cercarono di salvare più vite possibili quando straripò il torrente. E quel volontariato che è la bandiera dell'Italia. Probabilmente in quel bianco che è al centro dei due colori, in quel bianco c'è tanto volontariato. E questo lo capirono nel 48, ma lo capirono non solo gli studenti che partirono con i professori, ma non partirono scappando da casa contro la volontà dei genitori. C'era quella bellissima lettera che ogni tanto si ricorda di Caterina Franceschi Ferretti, che scriveva al figlio e al marito, tutte e due a Curtatone e Montanara, e diceva: se voi tornate, e ve ne prego, tornate, però siate gli ultimi di tutti. Romanticismo, sicuramente, però c'è tanto affetto, c'è tanta religiosità in tutto questo. Quella religiosità che fa parte del patriottismo, fa parte di uno dei valori più naturali dell'uomo, l'amore per gli altri. L'amore che stiamo vedendo soffrire tantissimo in questi giorni, con decine di migliaia di morti. E che dirvi, Curtatone e Montanara, che veramente ha rappresentato per me sempre, in tutta la mia vita, anche nell'esercizio, soprattutto nell'esercizio di questo incarico al Vittoriano, ma non so. Questo, quando ho esercitato le responsabilità di prefetto della Repubblica, talvolta tornava alla mente questo pensiero e mi dicevo: cerca di tirar fuori la baionetta, innestala e abbi quel coraggio che ti hanno insegnato, e se te l'hanno insegnato vuol dire che ce la puoi fare. Io come prefetto della Repubblica, come consigliere di Stato, come docente e soprattutto come commissario dell'Istituto per la Storia del Risorgimento, oggi non posso che celebrare questo momento
soltanto con una cosa, non occorre retorica, è stato scritto tanto, e poi francamente siamo anche tutti un po' stanchi di subire retoriche inutili fine a se stesse e referenziali. Oggi c'è bisogno di un valore aggiunto anche dal punto di vista valoriale. C'è bisogno di una spinta in termini di coraggio etico, sociale. Quel coraggio che ha consentito ai nostri giovani ventenni e anche più giovani dei vent'anni di andare a morire al Portatone Montanare, quel coraggio che ha consentito in questi giorni al medico di stare 24 ore su 24 accanto al paziente e vederlo morire a bocca aperta tenendogli però la mano, quel coraggio che ha consentito alle cassiere di un supermercato di stare 8 ore là in zona rossa perché era l'unico modo perché gli italiani potessero almeno mangiare e sopravvivere in questi momenti terribili. Questa è l'Italia, questa è la bella Italia, questi sono i valori italiani. Cosa c'è bisogno per commemorarli? C'è soltanto di una cosa, del silenzio. Io dedico il mio silenzio e il silenzio dell'istituto e delle realtà che rappresento a tutti i caduti di Portatone Montanara. Evviva! Grazie al prefetto, al professor Tronca, per questa sua più di un semplice saluto, perché si sente appunto la passione e il sentimento che ci mette nel, e anche appunto questo aver collegato l'oggi a quelle che sono le sue radici antiche, e mi permetto proprio per questo di ricordare che tra i video che sono stati realizzati appositamente per questa occasione c'è un breve video molto artigianale prodotto dagli studenti del nostro liceo scientifico, Dini, che proprio prendendo spunto dalle lettere di un medico che combatté a Curtatone, il professor Giovanni Razzi dell'Università di Pisa, hanno impostato il loro video proprio in un confronto, in un parallelismo tra i volontari del 1848 e i volontari di oggi, che sono stati ricordati dal professor Tronca. E proprio per voler celebrare questa dimensione volontaristica anche del Risorgimento e il fatto che il Risorgimento non è solamente una materia di studio, ma in qualche modo è anche alle radici della nostra Italia democratica e repubblicana, proprio per questo abbiamo voluto che fossero presenti a portare il loro saluto anche il coordinamento delle associazioni, coordinamento nazionale delle associazioni risorgimentali, che appunto porta il Risorgimento come studio, ma anche come insieme di valori in giro, non solo nelle aule, ma anche appunto tra le vie, le piazze, se così mi posso permettere di esprimere. Quindi do la parola a Cristian Satto in rappresentanza del Coordinamento Nazionale delle Associazioni Risorgimentali. Buongiorno a tutti, vorrei iniziare questo breve saluto appunto anche con un ringraziamento a nome del Coordinamento Nazionale delle Associazioni Risorgimentali, che qui oggi rappresento su delega del Presidente Alessandro Minardi, e del Coordinamento Toscano dei Comitati per la Promozione dei Valori Risorgimentali, che presiedo io stesso, agli organizzatori per averci invitato a partecipare a questa giornata di ricordo di uno dei momenti più importanti della Prima Guerra d'Indipendenza Nazionale e del Risorgimento italiano in generale. E ringrazio gli organizzatori anche per aver voluto accogliere l'esito del nostro progetto Curtatone 2020, un video documentario che sarà proiettato nella seconda parte di questa giornata. Questo video nasce proprio intorno a due valori evocati negli interventi che mi hanno preceduto: volontariato e impegno civico, che contraddistinguono il lavoro della nostra rete di associazioni. Abbiamo lavorato chiedendo ai nostri associati di inviarci dei materiali che potevano contenere una loro riflessione su Curtatone Montanara,
delle foto di targhe di ricordo o poesie o altri materiali che poi grazie all'aiuto di Fabio Bertini abbiamo diciamo trasformato in un documentario. Un documentario che dimostra quanto ancora sia vivo l'interesse per questo momento e la disponibilità delle persone di diversa estrazione che fanno parte appunto del nostro mondo associativo ad impegnarsi per riscoprire, per riflettere, per portare avanti i valori che hanno caratterizzato l'impegno a favore dell'Unità d'Italia e che sono poi i valori in gran parte ripresi e consacrati dalla Costituzione della Repubblica, quindi volontariato e impegno civico. Sono fondamentali, è stato detto molto bene da chi mi ha preceduto, anche guardando all'oggi. E soprattutto questa categoria del volontariato, come diceva Pietro poco fa, ci permette anche di vedere quanto in realtà sia diffusa oggi l'interesse per il Risorgimento e quanto all'epoca il Risorgimento fosse un fenomeno diffuso, popolare. Per troppo tempo è stato cristallizzato all'interno di categorie che lo volevano un fenomeno diciamo apprezzato da pochi. In realtà gli studi sul volontariato, sulla composizione sociale del mondo del volontariato, ha dimostrato che l'adesione a questo processo storico è stata molto più larga di quello che si era sempre sostenuto. Ed è quindi importante ancora lavorare da questo punto di vista e continuare a ricordare momenti come la battaglia di Curtatone e Montanara, che accanto al volontariato universitario ha visto giovani che facevano anche altri mestieri prendere le armi per andare a combattere in nome dei valori dell'italianità. Questo è quello che abbiamo voluto, diciamo, condensare nel nostro progetto, un progetto più ampio che poi potrete trovare ben illustrato sui siti delle nostre associazioni, www.associazionedelrisorgimento.it e www.risorgimentotoscano.it, e che ci tenevamo a presentare e a, diciamo, e per il quale ringraziamo appunto per l'attenzione gli organizzatori. Personalmente mi trovo molto in quello che è stato detto, cioè che oggi è importantissimo ricordare anche in forma a distanza la battaglia di Curtatone e Montanara per i valori che può, diciamo, ricordare e sui quali ci può portare a riflettere, perché l'impegno civico, il volontariato, la solidarietà sono tutt'oggi delle categorie fondamentali per un cittadino che vuole partecipare al processo di uscita da questa grave crisi che è stata quella dell'influenza Covid, all'interno della quale stiamo ancora vivendo. Non bisogna disperare, bisogna cercare soprattutto, prima di tutto, in noi stessi, diciamo, quella forza per impegnarsi, per uscire, per applicare in fondo quello che era uno dei grandi valori del Risorgimento, perché ogni rinascita, ogni ricostruzione, ogni resistenza in fondo è Risorgimento, e riflettere sul passato ci può assolutamente aiutare a trovare quello stimolo per affrontare con più fiducia il futuro. Questo è una cosa che mi preme sottolineare ed è lo scopo che si pongono le nostre associazioni, continuando a lavorare, a portare nelle scuole, nelle piazze, presentazioni di libri o convegni accademici l'importanza di riflettere sul Risorgimento. Chiudo qui questo mio breve intervento, ringraziando ancora gli organizzatori per la partecipazione e l'attenzione che hanno dato al nostro lavoro. Grazie davvero. Bene, ringrazio Christian Satto per il suo intervento, che appunto ci ha sottolineato come il Risorgimento possa ancora essere in maniera concreta uno strumento di costruzione della cittadinanza attiva. Salutiamo, prima di proseguire con gli altri interventi, il dottor Carlo Bottani, sindaco di Curtatone, che purtroppo per impegni istituzionali ci deve salutare. Quindi lo ringraziamo ancora per, sia pure virtualmente, aver voluto partecipare a questo nostro incontro. Proseguiamo, è stato evocato costantemente negli interventi la presenza appunto degli studenti come elemento centrale
del battaglione universitario e appunto della presenza pisana nel Risorgimento. E tradizionalmente proprio la cerimonia del 29 maggio è sempre stata anche a Pisa la festa degli studenti e dei goliardi. Abbiamo voluto anche quest'anno, sia pure appunto nelle forme un po' irrituali in cui la celebrazione si svolge, abbiamo voluto conservare questa tradizione, concludendo i nostri saluti con il saluto appunto di Gianluca Gargini, che è, mi perdoni se se pronuncio male il suo titolo, 37esimus magnus torrio del sovranus ac venerabilis ordo torrionis, che ringrazio quindi di essere qui con noi e a cui do la parola. Grazie a voi, quindi magnifico rettore, chiarissimi professori e studenti dell'Ateneo Pisano, goliardi e autorità pisane. Sono onorato di portare il nostro contributo alla cerimonia del 29 di maggio, che è ricorrenza italiana, toscana, ma soprattutto ricorrenza pisana. Anche in tempi difficili come i nostri è possibile e doveroso ricordare chi, a dispetto del pericolo e a costo della propria vita, garantì la nostra libertà e indipendenza dai tiranni del tempo. Forse oggi non circolano più gli scritti del Mazzini, del Niccolini, del Gioberti, ma per chi pratica l'esercizio della memoria, i valori di unità e solidarietà restano un faro nella notte. Ogni anno, per tutto l'anno, i goliardi pisani fondano il proprio gioco sui fatti di Curtatone. In particolar modo il 5 di novembre, come è già stato ricordato, quando doniamo il taglio del berretto universitario del goliardo e il 29 di maggio commemorando i caduti con arenghi frequentati da studenti provenienti da ogni parte d'Italia che accorrono a Pisa. Questo 29 maggio non è andata così come gli altri anni. Questo 29 di maggio vede il Magnus Torrio ferito dall'impossibilità di calcare la piazza insieme ai suoi fratelli, ma colmo anche di speranza di ritrovare presto quel calore fisico, degli abbracci e degli scherni che ci hanno sempre contraddistinto. Piccola cosa il nostro attuale disagio, se pensiamo senza mai far paragone alle difficoltà affrontate dagli studenti sui campi lombardi, mal equipaggiati, affamati, con settimane di estenuante viaggio sulle spalle. Eppur determinati e determinanti, immolati in quell'ideale sano di patria così difficile da ritrovare oggi. Onore ai nostri caduti e continuo esercizio della memoria, indirizza il pensiero a chi non c'è più. Vogliamo ricordare quindi, unendoci al recente cordoglio, il dottor Silvano Gremigni, il nostro Formiconi, che contribuì alla fine degli anni 60 del Novecento a fondare i primi ordini goliardici cittadini. Per il Savot, l'ordine sovrano a Pisa, la mattina di questo 29 è iniziata presto. Provvisti di corona d'alloro e di qui, ci siamo recati al cimitero suburbano dove, deposta la corona, abbiamo osservato il minuto di silenzio e poi abbiamo intonato il Dicanti. Il Dicanti, inno del 1891, è l'inno universitario italiano che attinge ai valori risorgimentali. Da un po' di tempo in qua, purtroppo, quasi esclusivamente di solo appannaggio goliardico. Mi auguro che in futuro si possa favorire la sua diffusione a un più largo pubblico. Magnifico rettore, chiarissimi professori, studenti dell'Ateneo Pisano Goliardi,
Abbiamo bisogno gli uni degli altri, è uno dei messaggi che ci lancia la pandemia. Per la prima volta dopo decenni siamo stati costretti a provare il distacco sociale, distacco che in misura assolutamente diversa i giovani di oggi provano più spesso di quanto non si immagini, anche senza pandemia. Dobbiamo quindi, quando la situazione sanitaria lo permetterà, investire energie e risorse per favorire l'aggregazione giovanile. In questo nostra Santa Madre Goliardia è maestra di vita. Noi del SAVOT siamo disposti a ritessere quei legami con l'università e con la cittadinanza che, mio rammarico, si sono allentati nel tempo. Vorremmo spiegare agli studenti che veramente Goliardia è cultura e intelligenza, oltre a spensieratezza, sì, ma anche una tradizione che a Pisa scalpita per tornare in auge. Vi invito quindi a contattarci da subito, cari studenti, sui maggiori social siamo presenti, per organizzare da adesso il grande ritorno alla vita. Voglio ringraziare quelli che, per sopraggiunti limiti di età, io chiamo bimbi, perché non ci fanno mai sentire soli. Biroldo Blu, Quarantena, Attila, Pea Silvia, Equilibrio. Ci diamo dei nomi buffi perché anche quando ci sono dei momenti difficili sappiamo dare un calcio in faccia alla ragione portando un sacco di risate sulle spalle. Gaudeamus igitur. Grazie, grazie a Gianluca per a questo appunto suo saluto che ci ricorda appunto come la presenza appunto dei goliardi degli studenti sia un elemento fondamentale della vita universitaria. E mi permetto anche di associarmi al ricordo di Silvano Gremigni, che appunto è stato poi anche uno dei fondatori dell'ALAP, dell'Associazione dei Laureati dell'Ateneo Pisano, e il cui figlio Lorenzo è una delle colonne dei nostri comitati e ha dato anche una mano fondamentale in tutte le organizzazioni di Curtatone e Montanara. Bene, ringrazio tutti gli intervenuti per i saluti istituzionali. La dottoressa Bonsangue purtroppo ha dovuto lasciarci, come ci aveva già preannunciato, perché appunto è in corso anche un consiglio comunale. Anche il rettore, il professor Mancarella, sia pure temporaneamente ci deve lasciare per impegni, ma lo aspettiamo per la seconda parte, che appunto poiché sì, è celebrazione Curtatone Montanara, ma è celebrazione del ruolo avuto dall'università e della scienza che è stata base dell'impegno patriottico, il comitato dell'università ha voluto sempre accompagnare alle celebrazioni anche un'attività di tipo scientifico. In particolare, proprio l'idea che ha guidato il Comitato per le celebrazioni, Massimo Caboara, Simone Capaccioli, Marco Cini, Eleonora D'Apozzo, Michele Da Caprile, Monica Lupetti, Davide Poli e Rosalba Tognetti, un battaglione appunto come viene spesso chiamato un po' scherzosamente, è stato quello di andare a indagare il nesso tra scienza e storia, cioè l'università è innanzitutto un luogo di ricerca scientifica e quindi in qualche modo abbiamo nel corso degli anni voluto andare a indagare su qual era la situazione della scienza al momento della battaglia di Curtatone e Montanara e più ampiamente del Risorgimento. E il programma è fedele a questa linea anche quest'anno con due relazioni di Giovanni Gronchi, docente di fisica matematica al Dipartimento di Matematica, e di Valentina Giuffra, che insegna storia della medicina al Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia. In particolare Giovanni
Giovanni Gronchi, cui do la parola, è l'erede della cattedra tenuta da Ottavio Mosotti, appunto quella di fisica matematica, e proprio sul contributo di Mosotti, il contributo scientifico di Mosotti, del comandante Mosotti, al calcolo delle orbite dei corpi celesti, terrà la sua relazione. Ovviamente lo analizzerà all'interno del contesto storico di un problema che all'epoca vide il contributo di alcuni dei più grandi matematici dell'epoca, quali Gauss o Laplace. Grazie mille, e do la parola appunto a Giovanni Federico Gronchi per la sua relazione. Allora, buongiorno a tutti e grazie a Pietro per l'introduzione. Effettivamente Ottaviano Mosotti è stato professore di fisica matematica e di meccanica celeste all'Università di Pisa, e di entrambe le materie io mi occupo, quindi sento particolarmente onorato di poterne parlare. E ho preparato una presentazione in PDF che voglio condividere. Ecco, a questo punto si dovrebbe vedere. Ecco, e allora appunto iniziamo a inquadrare il personaggio di Ottaviano Fabrizio Mosotti a partire da una sua breve biografia. Mosotti nasce a Novara nel 1791 e studia a Pavia con Vincenzo Brunacci e si laurea a 20 anni in fisica e matematica quell'università, e trova subito una collocazione all'osservatorio di Brera, dove lavora come allievo e fa anche una certa carriera lì al suo interno, entra come terzo allievo, poi diventa secondo e primo nell'arco di 10 anni. E in questo periodo pubblica i primi lavori importanti di meccanica celeste, che tra l'altro sono quelli di cui parlerò un po' più estesamente in fondo a questo intervento. Ecco, in questo periodo lui entra in contatto con gli ambienti liberali dell'epoca, pubblica alcuni articoli divulgativi su una rivista che si chiama Il Conciliatore e incontra alcune persone della società segreta dei Filadelfi, per cui viene sospettato dalla polizia austriaca e, su suggerimento di alcuni suoi amici e colleghi, va in esilio. Va in esilio e passa da Ginevra, poi da Parigi e si stabilisce a Londra. A Londra entra in contatto con l'ambiente scientifico e ottiene immediatamente la stima dei colleghi, tra cui Young, e riesce a trovare una collocazione all'ammiragliato e all'ufficio della longitudine. E resta a Londra 4 anni e poi, grazie anche all'intercessione di alcuni personaggi famosi dell'epoca, come il barone von Zach, che era un eminente astronomo, gli viene proposto un posto in Argentina addirittura. Quindi lui prende nel 1827 e parte per Buenos Aires, dove viene offerto prima un posto al Dipartimento Topografico e poi finalmente nel 1834 diventa professore di fisica sperimentale. Ora, lui però ama l'Italia, quindi non appena gli si offre la possibilità di tornare, la accetta al volo, e nel 1935 effettivamente si era liberato posto di direttore dell'Osservatorio di Bologna. Questo posto viene offerto a lui. Quindi lui accetta, fa tutto il viaggio dall'Argentina all'Italia, però poi trova una amara sorpresa al suo ritorno. Trova che il posto è stato revocato dallo Stato Pontificio, che all'epoca Bologna era sotto lo Stato Pontificio, e quindi resta senza lavoro, perché ha lasciato il lavoro in Argentina e il posto che gli era stato promesso in Italia gli viene negato per i suoi precedenti politici. E quindi in questo periodo soggiorna brevemente a Torino e poi vince una cattedra come professore di matematica all'Università Inglese di Corfù. Quindi lì resta per un certo periodo, finché non viene finalmente chiamato
dall'Università di Pisa nel 1840, in realtà Pisa giunge l'anno successivo, viene chiamato come professore di fisica matematica, meccanica celeste e geodesia. E come si è detto, il 29 maggio 1848 guida il battaglione universitario pisano nella battaglia di Stagione Montanara. Ora, la sua fama cresce come scienziato e nel 1861 è uno dei primi senatori del Regno d'Italia. E tra l'altro, appunto, parte di questa cronografia bibliografica si può trovare proprio sul sito del Senato, in cui c'è appunto un documento che la elenca. E la sua fama è tale che quando muore il 20 marzo 1863, la città di Pisa gli tributa dei funerali ufficiali, viene sepolto nel Camposanto. Ecco, quindi questa è una sua breve biografia. Per quanto riguarda la battaglia di Cortatone Montanara, Mossotti guidò il battaglione degli studenti universitari, il battaglione universitario in generale, anche dei docenti, col grado di maggiore, ed era abbastanza avanti con gli anni, aveva 57 anni, e appunto, come si è già ricordato, per questa battaglia partirono volontari più della metà degli studenti di allora erano 621, partivano 389, e ben 28 professori su 66. E Mossotti, che guidava il battaglione, fu ferito anche lui durante la battaglia, e gli toccò anche fare il conteggio delle perdite. Rilevò che al ripiegamento di Goito mancavano all'appello ben 80 giovani. Ecco, un'altra cosa che bisogna sicuramente menzionare di Mossotti è che è stato all'origine della scuola matematica pisana attraverso il suo allievo Enrico Betti. Ora qui potete vedere sulla sinistra un estratto della pagina del progetto di genealogia matematica, no? Un albero genealogico di matematici che si basa sulla discendenza scientifica. E questo riguarda Enrico Betti, e se leggete, tra gli allievi di Betti ci sono alcuni tra i nomi dei più grandi matematici dell'epoca: Cesare Arzelà, Luigi Bianchi, Ulisse Dini, Enriquez, Ricci Curbasto, che è stato il maestro di Tullio Levi Civita, Vito Volterra. E, ecco, ora in questo documento figura che Giuseppe Doveri è stato l'advisor di Enrico Betti, però in realtà Betti studiò all'inizio con Mossotti e più tardi furono collaboratori, come è mostrato anche da un ampio carteggio che si può trovare. E bisogna dire che anche Betti partecipò alla battaglia di Cortatone e Montanara, quindi i due, oltre a essere maestro e allievo, divennero anche amici, colleghi e amici nel seguito della loro vita. Ecco, alcune pubblicazioni di Mossotti hanno attirato l'attenzione tra dei più grandi scienziati dell'epoca. Per esempio, c'è questa nuova analisi del problema di determinare le orbite dei corpi celesti, a proposito dell'argomento principale di questa comunicazione. E, beh, questa memoria giovanile, che è stata fatta nel periodo in cui lavorava all'osservatorio di Brera, ha attirato l'attenzione niente meno di Carl Friedrich Gauss, che come vedremo è un esperto calcolatore di queste orbite, tra i tanti meriti matematici che gli si possono attribuire. E Gauss diede una estesa recensione di questo lavoro di Mossotti, di cui qui riporto solo un brevissimo estratto. Qui dice: il secondo saggio di Ottaviano Fabrizio Mossotti merita menzione piuttosto estesa a causa dell'importanza dell'argomento. Intera trattazione puramente analitica ed eseguita con competenza. Ecco, queste parole mostrano già l'apprezzamento di Gauss per quest'opera. Vedremo nel seguito anche una caratteristica particolare di quest'opera. Ecco, tra gli altri articoli importanti di Mossotti, vale la pena citare questo del 1936, che è stato apprezzato da Faraday. Michael Faraday scrive
una lettera al fisico matematico Whewell 1836, in cui dice che non posso trattenere dallo scrivervi, ho appena ricevuto una breve memoria dal signor Mossotti di Torino. Ora, questo Torino può stupire, però, come vi ho detto in precedenza, Mossotti ha vissuto per un breve periodo a Torino, prima di andare a Corfù, e il signor Mossotti di Torino sulle forze che governano la materia. E sono stato eccezionalmente colpito da questa, perché si riferisce essenzialmente all'elettricità e deduce tutti i fenomeni della gravitazione da esso. Quindi questo riguarda un altro argomento. Sempre a proposito dell'elettricità e dei mezzi dielettrici, c'è quest'altra memoria di Mossotti, 10 anni più tardi, che viene presa in considerazione da Poincaré, da Henri Poincaré in persona, il famoso scienziato francese, che nel suo corso di fisica matematica tenuto alla Sorbona scrive questo, dice che è probabile che sia la concezione di Poisson e Mossotti sulla natura dei dielettrici che ha condotto Maxwell, la sua teoria, si intende la teoria dell'elettromagnetismo, famosa teoria di Maxwell, che Maxwell dice di averla dedotta dai lavori di Faraday, di non aver fatto altro che tradurre in forma matematica la visione del cervello fisico, però effettivamente Faraday aveva adottato le idee di Mossotti. E per finire, c'è questo libro, in effetti è praticamente un trattato, Nuova teoria degli strumenti ottici, che è stata pubblicata a Pisa, nonostante fosse stata concepita in precedenza, e questa teoria ha avuto l'apprezzamento di Giovanni Polvani, che è successivamente fisico famoso della prima metà del Novecento, e questa teoria era orientata alle applicazioni, quindi permetteva di costruire dei telescopi, degli strumenti ottici migliori, e fu applicata subito. Per esempio, Giovan Battista Amici, che era all'epoca di Mossotti forse il più famoso costruttore di strumenti ottici italiani, e Amici giudicò ottimamente corretto il funzionamento del telescopio costruito sulla base dei suggerimenti di Mossotti. Ecco, ma adesso veniamo al calcolo delle orbite dei corpi celesti. E ora facciamo qualche premessa per cercare di inquadrare meglio il problema, di che cosa si tratta. Quando noi osserviamo un oggetto celeste con un telescopio ottico, quello che noi possiamo misurare è solamente la direzione dell'osservazione. Questa si può tradurre in due angoli, per esempio l'ascensione retta, la declinazione, alfa e delta, che individuano un punto su una sfera celeste, una sfera immaginaria centrata nella posizione dell'osservatore. E quindi con un telescopio ottico non si può misurare la distanza dell'oggetto osservato dall'osservatore. E si pone questo problema: come si fa a prevedere la posizione futura dell'oggetto osservato a partire da questi dati? Ora, per poter rispondere a questa domanda bisogna comprendere un po' meglio quale sono le possibili posizioni, qual è il possibile moto di questi corpi celesti. E per far questo facciamo un salto indietro nella storia, quindi all'epoca di Mossotti, arriviamo all'epoca di Kepler, quindi del 1571-1630, sono le date della vita di Keplero, e Keplero all'inizio del 600, proprio tra il 1600 e il 1601, lavorava a Praga con Tycho Brahe, e alla morte di Tycho ebbe accesso alle sue osservazioni astronomiche dei pianeti, e queste osservazioni erano estremamente precise per l'epoca. Era un'epoca in cui il telescopio non veniva ancora usato, era stato appena inventato, ma ancora non veniva usato per l'astronomia. E queste osservazioni avevano una precisione eccezionale, erano dell'ordine di un minuto d'arco, quindi un 60° di grado. E utilizzando queste osservazioni, Keplero fece una sintesi e riuscì a produrre quelle che sono le sue famose tre leggi, no? Che le orbite dei pianeti sono
ellittiche e il Sole occupa uno dei due fuochi. Per esempio, con questo disegno il Sole è rappresentato con questo disco rosso e il pianeta con questo dischetto blu. E la seconda legge è che il raggio vettore dal Sole ad un pianeta, questo tratteggiato, descrive aree uguali in tempi uguali. E la terza legge, un po' più tecnica, che dice che i quadrati dei periodi di rivoluzione, cioè tempi necessari per fare tutto un giro sull'ellisse, sono proporzionali ai cubi e segnassi maggiore. Segnassi maggiore è questo indicato con la lettera A, la lunghezza di questo piccolo segmento. Ecco, queste due tre leggi sono uscite in tempi diversi, le prime due nel 1609 in astronomia nova e la terza, l'Ardonices Mundi, 10 anni dopo, nel 1619. E, ecco, però per avere una comprensione migliore della dinamica e quindi della possibilità dei movimenti dei corpi celesti bisogna aspettare una settantina d'anni dopo, quando Newton pubblica il suo famoso trattato di dinamica, i principi matematici della filosofia naturale. E in questo trattato, tra le tante altre cose, Newton si occupa del problema dei due corpi, cioè del problema del moto di due corpi, massa M1 e M2, soggetti esclusivamente alla loro mutua attrazione gravitazionale. Quindi in questo trattato Newton enuncia la sua famosa legge di attrazione gravitazionale, in base alla quale la forza di interazione è proporzionale alle masse dei corpi che interagiscono, inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza. Ecco, Newton, questa legge di Newton è compatibile con la legge di Kepler, cioè se uno assume le leggi di dinamica di Newton e questa espressione per la forza di attrazione gravitazionale, si ritrovano le ellissi della prima legge di Kepler e anche le regole della seconda e terza legge. E Newton congetturò che questa legge di attrazione fosse universale, cioè che si potesse applicare a tutti i corpi celesti. All'epoca di Newton erano noti cinque pianeti del Sistema Solare e alcune comete. E adesso torniamo all'epoca di Mossotti e in particolare torniamo alla sera del 1 gennaio del 1801, in cui l'astronomo italiano Giuseppe Piazzi stava lavorando all'osservatorio di Palermo e stava stendendo un catalogo stellare e scopre un oggetto nuovo. Un oggetto nuovo che riesce a seguire nel cielo per circa un mese e ottiene 21 osservazioni. Queste osservazioni coprono un arco abbastanza piccolo nel cielo, non piccolissimo, però circa 3 gradi. E poi, dopo questo periodo, non riesce più a osservarlo. È chiaro che i motivi possono essere diversi, perché per esempio ci possono essere condizioni meteorologiche avverse, oppure comunque l'oggetto che si sta allontanando dall'osservatore, quindi vista la potenza dei telescopi dell'epoca non era più possibile osservarlo. Questo oggetto è il primo asteroide scoperto, che è l'asteroide Cerere, che qui vedete sulla destra in una foto, perché è stato oggetto di una missione spaziale, la missione Dawn. Questa foto è del 2015 ed è un asteroide che si trova nella cosiddetta fascia principale di asteroidi tra Marte e Giove ed è quello più grosso effettivamente, quindi quello che poteva essere più visibile. Allora Piazzi, non riuscendo più a osservare questo oggetto, lanciò una specie di sfida agli scienziati dell'epoca e chiese se qualcuno riuscisse a indicare agli astronomi dove puntare il telescopio per ritrovare, dove e quando puntare il telescopio per ritrovare questo asteroide non appena fosse stato visibile nuovamente. E in realtà anche se sarebbe tornato ad essere visibile, questo era il problema. Appunto Carl Friedrich Gauss si interessò a questo problema, in realtà si interessò molto a questo problema, tant'è vero che successivamente scrisse anche un trattato di determinazione orbitale. Comunque, seguendo le indicazioni di Gauss, questo asteroide fu ritrovato praticamente un anno dopo, indipendentemente da due astronomi, Olbers e von Zach. Von Zach era stato citato prima come conoscente di Mossotti e come quello che lo ha incoraggiato anche ad andare in Argentina appoggiando la sua candidature e posti che poi ha trovato. Ecco, il metodo di Gauss per
calcolare l'orbita, quindi per poter fare previsioni sulla posizione futura di questo oggetto, si basa su due passi. Innanzitutto ha bisogno di almeno tre osservazioni, e con osservazione si intende una coppia di quegli angoli a ascensione di rete e declinazione di cui ho parlato prima, e nel primo passo si calcola una cosiddetta orbita preliminare. L'orbita preliminare è un'approssimazione che poi va corretta e migliorata con il metodo di correzione differenziale, che non è altro che un algoritmo iterativo che implementa il famoso metodo dei mini quadrati, la cui prima applicazione nota è stata proprio per il calcolo dell'orbita di Cerri. Adesso il metodo dei mini quadrati si usa in diversi rami delle scienze applicate. E è stato ideato da Gauss, non per questo proposito, è ideato prima, però la prima applicazione è stata proprio in questo contesto. Ecco, però, per applicare il metodo dei mini quadrati c'è bisogno di un'orbita preliminare. E l'orbita preliminare è un'approssimazione che si basa su un modello a due corpi, una dinamica a due corpi come quella di cui ho parlato prima a proposito di Newton. E nella trattazione di Gauss questa orbita preliminare si ottiene risolvendo un'equazione algebrica di ottavo grado con incognita la distanza eliocentrica dell'asteroide. E ora, un'equazione algebrica di grado 8 al giorno d'oggi ci fa sorridere, perché con i computer, con i calcolatori elettronici di adesso le soluzioni si trovano in una frazione insignificante di secondo, ma all'epoca di Gauss, di Mossotti, non era così. All'epoca i calcolatori c'erano, ma i calcolatori erano esseri umani. Effettivamente c'era la figura professionale del calcolatore che veniva impiegata negli osservatori per fare lunghi calcoli, teorie di perturbazioni. Però risolvere un'equazione algebrica di grado 8 richiedeva comunque un certo sforzo. E il contributo di Mossotti nel lavoro Nuova analisi del problema di determinare le orbite dei corpi celesti, che fu apprezzato da Gauss, mostra la recensione in cui vi ho mostrato un piccolo estratto, e semplifica le cose. Mossotti osserva acutamente che, facendo uso di una quarta osservazione, invece che usandone solo tre come nel metodo di Gauss, si riescono a scrivere delle equazioni di primo grado, quindi molto semplice da risolvere, per il calcolo del piano orbitale. E il piano orbitale, perché ricordiamo che in questo caso stiamo considerando una soluzione approssimata, che soluziona un problema a due corpi, e quindi la sua traiettoria è una conica, quindi per esempio un'ellisse, quindi giace su un piano. Questo piano orbitale Mossotti lo calcolava attraverso le proprietà del momento angolare. Il momento angolare è una quantità fisica che qui in questo disegno è rappresentato con questo vettore, no? Questo segmento con freccetta, che indica la direzione perpendicolare al piano orbitale, e tra l'altro la lunghezza di questo vettore ci dà anche la costante delle aree della seconda legge di Kepler. In questo lavoro, che in realtà è costituito da più parti, per questo motivo gli anni vanno dal 1816 al 1818, Mossotti mostra anche un'applicazione del suo metodo al calcolo dell'orbita della cometa di Halley, la cometa che era apparsa nel 1759, che ha una periodicità di 76 anni. Ecco, quindi concludo in questo modo, osservando che Mossotti è stato effettivamente tra gli scienziati italiani di maggior rilievo della prima metà dell'Ottocento, e effettivamente si può dire che sia stato il maggior fisico matematico italiano di quel periodo, e ha lavorato in diversi campi della fisica matematica e ha contribuito in modo molto significativo. E tra l'altro i suoi contributi alla meccanica celeste e astronomia includono sia i metodi per il calcolo delle orbite, e ce ne sono anche degli altri che non vi ho menzionato, successivi a questo, ma anche la teoria sull'ottica, che è stata estremamente utile per migliorare la qualità degli strumenti di osservazione. Dalla biografia che vi ho brevemente raccontato si può comprendere anche come avesse tanto a cuore gli ideali liberali, e questo lo abbia portato all'età di 57 anni a combattere in prima persona la battaglia di Corteccia Montanare. Va bene, concludo con questa mia presentazione. Vi ringrazio per l'attenzione.
Sì, ringraziamo Giovanni Federico Gronchi per questa relazione estremamente interessante, appunto, che ci rimanda a quelli che erano i grandi dibattiti scientifici di cui appunto l'Università di Pisa, in genere la scienza italiana, la prima metà dell'Ottocento è pienamente partecipe. Questo tra l'altro è una cosa che è emersa molto bene sia oggi ma anche nelle relazioni che ci sono state negli scorsi anni, cioè come soprattutto dal punto di vista scientifico la cultura italiana e in particolare l'Ateneo di Pisa fosse nella prima metà dell'Ottocento assolutamente luoghi di dibattito a livello internazionale più significativi. Quindi grazie davvero ancora per questa relazione. E diamo adesso la parola a Valentina Giuffra, che insegna appunto storia della medicina e che ci presenterà una relazione in cui, partendo dal testo di uno dei docenti combattenti di Carlo Burci, che era professore di clinica chirurgica e che era capitano del battaglione universitario e che soprattutto dopo il suo rientro dalla battaglia, dall'esperienza della prima guerra d'indipendenza, scrisse un testo intitolato Intorno alle ferite per arme da fuoco osservate e curate in Lombardia durante la campagna del 1848. E quindi ci offre uno spaccato della medicina militare del tempo in un momento ancora molto complesso, in cui appunto, ma questo ce lo dirà meglio Valentina Giuffra, se le ferite erano magari meno devastati, meno gravi di quelle che sarebbero stati da qualche anno dopo, dall'invenzione degli chassepot in poi, quindi dei fucili a ripetizione, dei fucili automatici. Certo, la chirurgia doveva ancora fare, era ancora in uno stato molto molto embrionale, ancora più quella che con un termine, con un anacronismo potremmo definire la chirurgia d'urgenza. Quindi grazie ancora a Valentina Giuffra per la sua relazione, le cedo la parola. Benissimo, buongiorno a tutti. Allora condivido lo schermo così potete vedere il PowerPoint che ho preparato. Ecco. Ok, dunque, allora vi parlerò in questa relazione appunto dell'operato di Carlo Burci, che ha preso parte alla battaglia, che ha scritto questo trattato sul trattamento delle ferite d'armi da fuoco proprio durante la battaglia di Curtatone in Montanara. Intanto inquadriamo chi era Carlo Burci. Nato a Firenze nel 1813, si è laureato proprio presso l'Ateneo Fiorentino in medicina e chirurgia, fu un allievo tra l'altro di Ferdinando Zannetti, altro celebre medico che anche lui partecipò alla battaglia di Curtatone Montanara e che tra l'altro fu noto per aver curato la gamba di Giuseppe Garibaldi. Divenne poi Burci nel 1835-36, ottenne il diploma chirurgico e nel 1840 ottenne la cattedra di anatomia patologica a Firenze, però pochi anni dopo lo ritroviamo proprio a Pisa come professore di clinica chirurgica e qui tenne la cattedra per ben 14 anni, dal 1846 al 1860. E proprio due anni dopo, quindi l'ingresso a Pisa, si trovò a offrire servizio nel battaglione come capitano chirurgo, quindi fra gli addetti a curare i feriti, a seguire il battaglione per prestare soccorso ai feriti nella battaglia di Curtatone Montanara. Rientrato poi svolse un'intensa attività di ricerca, in particolare sulla medicina sociale, e poi rientrò ancora a Firenze, ma qui tenne la cattedra l'incarico di clinico chirurgo per non molti anni, perché poi purtroppo subentrò una ferita, si ferì alla mano durante un intervento, riportò quindi un danno permanente e dovette abbandonare l'incarico, però mantenne il suo impegno anche politico, perché fu nominato senatore del Regno d'Italia, presidente del Consiglio Superiore di Sanità del Regno, fu fra coloro che lavorarono alla riforma del codice sanitario e fra gli onori di cui fu insignito troviamo la medaglia proprio commemorativa delle campagne delle guerre di indipendenza. Morì poi nel 1875 per tubercolosi, che era una delle malattie infettive più diffuse in quel momento.
Intanto adesso inquadriamo brevemente qual era la situazione della chirurgia, in particolare della chirurgia militare ai tempi di Burci. La chirurgia militare ha un'origine abbastanza antica, la troviamo ad esempio già dai tempi dell'Impero Romano, e i medici seguivano gli eserciti, e questa era una palestra eccezionale per la loro attività, perché qui avevano l'occasione di curare moltissime ferite nei soldati, appunto, che si ferivano, che venivano feriti durante la battaglia. Quindi la chirurgia militare si evolve parallelamente alle nuove tecniche di combattimento e alle nuove armi. Per esempio, un grosso cambiamento si ha nel Rinascimento, perché a partire dal 1500 vengono introdotte sui campi da guerra le armi da fuoco, fra i primi per esempio l'archibugio, e quindi è necessario adottare dei nuovi sistemi di cura. Fra i pionieri in questo senso, che si occuparono per primi di questi problemi, troviamo il francese Ambroise Paré. In pratica Paré si occupò appunto di queste ferite, in particolare nelle amputazioni, che sono erano fra gli interventi più diffusi sui campi di battaglia. Queste amputazioni venivano poi curate tramite cauterizzazione, cioè l'applicazione di ferri roventi per chiudere i vasi e impedire l'emorragia, e questa era una procedura molto dolorosa. E Ambroise Paré invece fu un sostenitore di una nuova tecnica che consisteva nel chiudere, nel suturare i singoli vasi sanguigni per eliminare il problema dell'emorragia senza ricorrere alla cauterizzazione. Era una tecnica che però necessitava di grosse conoscenze anatomiche. Ugualmente sostituì l'olio bollente, che era utilizzato sempre per medicare queste ferite, era dolorosissimo tra l'altro, con sostanze meno dannose come l'acqua, il tuorlo d'uovo, l'essenza di rose e di trementina. Però nonostante questi lievi moderati progressi, la chirurgia era ancora una disciplina a cui ricorrere soltanto nei casi di estrema necessità, perché c'erano diversi problemi legati agli interventi chirurgici che, diciamo, al momento della battaglia di Curtatone e Montarana, alla metà dell'Ottocento, non erano ancora stati risolti. Uno dei problemi principali era quello del dolore associato agli interventi chirurgici, perché all'epoca ancora non era stata approntata nessuna forma di anestesia. Quindi ricordiamo che il primo intervento chirurgico in chirurgia generale con anestesia tramite etere solforico è stato effettuato nel 1846, proprio poco prima della battaglia, in Europa, per l'amputazione di una gamba, ma ancora quindi non erano stati applicati durante la battaglia. E quindi gli unici sollievi che potevano essere somministrati ai pazienti erano le bevande alcoliche, che per indurre uno stordimento, altrimenti l'unico rimedio considerato dai chirurghi in quel momento era la velocità di esecuzione dell'intervento, perché il dolore era insopportabile, ma questo chiaramente andava a scapito della precisione. L'altro grande problema legato agli interventi chirurgici era quello dell'insorgenza delle infezioni, perché le procedure, tutti i dispositivi per combattere le infezioni, la cosiddetta antisepsi, venne introdotta in medicina soltanto nella seconda metà dell'Ottocento. Quindi al momento della battaglia non erano ancora attuati questi semplici accorgimenti, come per esempio l'uso di lavarsi le mani tra un intervento e l'altro, e di cui fu fautore il dottor Semmelweis, di origine ungherese. Ma queste procedure vennero accettate dalla medicina soltanto nella seconda metà dell'Ottocento, per cui in questo momento non c'erano praticamente disinfettanti efficaci per poter medicare le ferite, quindi i chirurghi si limitavano ad una sommaria pulizia con qualche benda, con l'acqua, quindi senza nessun vero disinfettante. I chirurghi operavano a mani nude, senza i guanti, con gli abiti che indossavano per uscire di casa, quindi ovviamente senza camici, e soprattutto utilizzavano strumenti che non venivano sterilizzati, quindi strumenti e indumenti anche sporchi, a volte molto spesso del materiale organico derivante dai precedenti interventi. Quindi immaginate il proliferare di infezioni che appunto ci si passava da un individuo all'altro.
Questa è la situazione della chirurgia militare dell'epoca a grandi linee, e veniamo alla battaglia di Curtatone in Montanara, che fu appunto combattuto soprattutto con l'uso di armi da fuoco, in particolare fucili, di modelli come quello che vediamo in questa immagine, cannoni, e la, diciamo che lo scontro, l'esito dello scontro che fu favorevole agli austriaci fu più dettato dalla sproporzione di uomini e di pezzi di artiglieria più che dalla qualità delle armi, che più o meno si equivalevano. Furono utilizzate anche armi bianche come daghe e sciabole, come quelle che vedete sulla destra, ma per la maggior parte appunto armi da fuoco. E infatti il nostro Carlo Burci scrive, appena rientrato dagli eventi di Curtatone e Montanara, scrive questo trattato che intitola Intorno alle ferite per armi da fuoco osservate e curate in Lombardia durante la campagna del 1848. Quindi ci dà proprio una finestra, uno spaccato di quello che accadde durante la battaglia di Curtatone dal punto di vista medico, ma anche dal punto di vista della vita vera dei soldati. Questa opera fu pubblicata proprio a Pisa l'anno successivo alla battaglia, nel 1849. Quindi, analizzando questo scritto, ora vediamo come il Burci affrontò da medico le ferite che si presentarono a lui. Intanto Burci operò sia sul campo di battaglia, direttamente sui campi di battaglia soccorrendo i soldati, sia negli ospedali delle località circostanti, Curtatone, Montanara, come gli ospedali di Castelbucchio, San Martino all'Argine, eccetera. Dice che lui curò all'incirca 130 feriti. E parla delle diverse tipologie di ferite che riportano questi soldati, in particolare per esempio quelle provocate dallo scoppio di bombe, racchette, razzi e palle da cannone non vengono nemmeno riferite nel trattato di Burci, perché provocavano ferite talmente gravi che erano immediatamente mortali, quindi non lasciavano scampo a chi veniva colpito. Poi Burci parla delle ferite, come lui chiama, da palla di fucile, provocate dai proiettili appunto dei fucili. Intanto Burci dice che è possibile distinguere quale sia il foro di entrata e il foro di uscita, perché hanno caratteristiche diverse che si possono distinguere principalmente nel momento, più facilmente nel momento della cicatrizzazione. E distinguere il foro di entrata da quello di uscita era utile sia al chirurgo se c'era la necessità di estrarre i corpi estranei, cioè per esempio il proiettile, sia per il medico legale che doveva capire da che parte era arrivato il proiettile. Burci riferisce un fatto singolare, forse frequente sui campi di battaglia, cioè dice che alcuni soldati avevano riferito di essere stati colpiti davanti, nella parte anteriore, in realtà il medico aveva appurato che il colpo era arrivato dietro, questo indicava che il soldato stava scappando, e quindi il medico aveva la possibilità, distinguendo questi due fori, di smascherare la menzogna di questi eventuali millantatori. Burci riferisce di aver curato anche soldati che avevano proiettili che avevano fatto percorsi tortuosi e imprevedibili. Per esempio, ad un cannoniere un proiettile si era conficcato nell'inguine e miracolosamente aveva lasciata intatta l'arteria femorale. Se l'avesse colpita sarebbe morto dissanguato, e il proiettile fu estratto dalla natica, quindi si salvò. Però molti soldati, dice Burci, morirono dissanguati, appunto perché furono colpiti vasi importanti, arteriosi, che causavano un dissanguamento per il quale non si poteva intervenire. E Burci dice che i proiettili arrivati da distanza più ravvicinata in realtà lasciavano sperare una guarigione, davano maggiori possibilità di guarigione, mentre invece i proiettili sparati più da lontano producevano effetti più devastanti, perché provocavano fratture comminute, cioè frammentate in tante piccole schegge ossee e diffuse ecchimosi. Come venivano trattate queste armi, queste ferite provocate dalle armi da fuoco? I chirurghi più antichi, dice Burci, la tradizione prescriveva di incidere profondamente queste ferite e di poi di cauterizzarle con l'olio bollente e poi di
fa effettuare lo sbrigliamento, ossia si rimuovevano tutti i tessuti lacerati per prevenire la cancrena. Però i chirurghi, le tendenze più recenti della chirurgia invece dicevano che questa procedura di tagliare queste ferite era in realtà dannosa, e Burci aderisce a queste tendenze più moderne della chirurgia e dice che non ha mai praticato l'incisione delle ferite d'arme da fuoco sui campi di battaglia, mentre lo sbrigliamento, cioè la ripulitura dei tessuti lacerati, veniva effettuata per eliminare le complicanze come le emorragie, oppure per eliminare i frammenti ossei e i corpi estranei. Infatti era importante rimuovere i corpi estranei, bisognava rimuoverli prontamente, a meno che il toccare questi corpi estranei non comportasse una operazione lunga e complicata, allora bisognava lasciarli in situ. Quali sono i corpi estranei da eliminare subito? Sono ad esempio i frammenti dei vestiti, di stoppa, di carta, soprattutto le schegge ossee che si producono proprio per la frammentazione dell'osso colpito dal proiettile, perché questi corpi estranei possono provocare infiltrazioni purulente, il flemmone cronico, dice Burci, nevralgie, emorragie e addirittura il tetano. Mentre le piccole palline di piombo, per esempio, che non causano grosso danno, possono anche essere lasciate in situ, possono anche non essere rimosse. E veniamo al capitolo più corposo poi del trattamento delle ferite, quello delle amputazioni, che erano molto diffuse sui campi di battaglia. Le amputazioni vanno fatte, dice Burci, per tutti quei casi in cui non si può sperare che la ferita possa guarire da sola, dice, per miracolo di natura. In particolare ci sono ferite molto gravi che devono essere curate con l'amputazione, come ad esempio le ferite provocate dalle palle di cannone, perché sbriciolano, mutilano, dilaniano le membra, le ferite complicate dalla frattura comminuta delle ossa, cioè quando l'osso si frammenta in tanti piccoli pezzi. Le ferite con profonda emorragia arteriosa, non era possibile limitare l'emorragia. Le ferite che provocano frattura di una o più articolazioni, anche queste non potevano essere curate in questo momento dalla chirurgia. E bisogna a volte ricorrere all'amputazione direttamente sul campo di battaglia, se tra il trasporto del ferito era troppo rischioso, se si rischiava che il ferito morisse durante il trasporto. Infatti nomina il suo maestro, professor Zanetti, che operò direttamente sul campo di battaglia, amputò la mano ad un colonnello, mano che era stata dilaniata da una bomba. E tra le amputazioni le più frequenti erano quelle di coscia, cioè che si amputava il femore. Bisogna qui agire abbastanza velocemente, perché soprattutto la frattura del femore provoca una rottura comminuta, e quindi questo non, all'epoca non potevano essere curate e ridotte le fratture comminute, quindi in questi casi occorre amputare. Anche se non c'è la frattura comminuta del femore, il trasporto dei feriti alle ambulanze o all'ospedale per lunghi tragitti poteva comportare sicuramente una mancata immobilizzazione dell'arto, e questo avrebbe impedito la corretta cicatrizzazione, la corretta formazione del callo osseo, quindi anche in questo caso occorreva amputare la coscia, anche perché potevano subentrare altre complicanze come l'ascesso, la febbre da infezione, il tetano, quindi occorreva amputare soprattutto sul campo di battaglia. Per gli altri distretti colpiti, come la gamba, il braccio, la mano, il piede, queste ferite di solito potevano lasciare speranza di guarire senza ricorrere all'amputazione. E riporta Burci alcuni esempi di guarigioni inaspettate in questi distretti: un soldato che ebbe il piede perforato da un proiettile guarì senza necessità di amputazione. Un altro ebbe il avambraccio ridotto in frammenti da un proiettile, ma guarì ugualmente senza necessità di amputare. Bisognava per esempio amputare anche coloro che erano purtroppo rimasti sul campo di battaglia per 2 o 3 giorni senza soccorso, perché era già subentrata la febbre, avevano dolori atroci e quindi potevano subentrare più facilmente le complicanze come il tetano, l'infezione, la febbre tifoidea. Burci dice che tra i feriti
raccolti dalle ambulanze toscane, gli amputati furono 14, di cui 5 la maggior parte alla coscia e altri in altri distretti, la mano, la gamba, l'avambraccio. Di questi 14 amputati, 10 guarirono, 2 invece morirono per infezione purulenta, vale a dire setticemia, quindi che si diffonde poi a tutto il corpo tramite il circolo sanguigno, e 2 per tetano. Il tetano era una malattia molto pericolosa perché non c'era ancora nessuna terapia, e anzi non si conosceva neppure quale fosse la causa, l'agente eziologico del tetano. Dice che il tetano colpì anche soldati che avevano riportato in realtà ferite lievi. Per esempio all'ospedale di Viadana arrivò un soldato che aveva una ferita al fianco che stava già guarendo, ma purtroppo subentrò il tetano, fu curato con oppio ad altissime dosi, però questo non valse a nulla e dopo 9 giorni il paziente morì. Lo stesso per un paziente austriaco che fu ricoverato a Pisa per una ferita alla coscia, il proiettile era anche fuoriuscito, una ferita non grave, però purtroppo sopraggiunsero i segni del tetano, fu trattato con tutti i rimedi conosciuti all'epoca, che in realtà non potevano nulla se non addirittura erano dannosi, come per esempio i salassi che indebolivano il paziente già provato, tentarono con bagni, l'oppio, alcuni anestetici come l'etere, cloroformio, applicazioni di ghiaccio, ma frizioni mercuriali, ma il paziente morì al 5° giorno. Le ferite più pericolose erano sicuramente quelle alla testa, al petto, all'addome e alle grandi articolazioni che non potevano essere amputate, anche se qualcheduno si salvava miracolosamente. Per esempio, un tale soldato di Livorno arrivò moribondo per una ferita al volto. Un proiettile gli aveva, era penetrato dalla tempia, fuoriuscito dallo zigomo, frantumandogli le ossa della faccia. Arrivò col volto estremamente gonfio, stette per circa un mese in stato comatoso, in cui poté riuscire a ingurgitare qualche alimento, ormai lo si dava per spacciato, gli fuoriuscivano pus e sangue, ma al 40° giorno il paziente cominciò a migliorare, riacquistò piano piano le facoltà cognitive e riportò soltanto la perdita della vista da un occhio. Come venivano medicate le ferite? Non si avevano disinfettanti, quindi si utilizzavano bende asciutte oppure bagnate nell'acqua, semplicemente nell'acqua e aceto, in soluzioni contenenti metalli pesanti come l'acqua saturnina che conteneva piombo, la soluzione di Godard che conteneva mercurio, e poi si ricorreva molto spesso alle applicazioni di ghiaccio, acqua ghiacciata. In realtà questo aveva una qualche efficacia perché riduceva se non altro l'infiammazione, e queste medicazioni venivano ripetute frequentemente, però appunto non avevano in realtà potere disinfettante. E chiudo questa presentazione con una frase lasciata da Burci che è molto, molto significativa, perché lui dice che addirittura curò un giovane che fu amputato sia di gambe che di braccia, e questo paziente, questo giovane, fu contento di sopravvivere, e quindi anche così orrendamente mutilato, e questo ci dimostra il valore di questi soldati, il senso per la vita di questi soldati, che ci deve rimanere come lezione. E certamente questo paziente sarebbe morto se non fosse stato amputato sia di gambe che di braccia. Burci ci dice: tutti i feriti amano piuttosto vivere storpi e mutilati che scendere intatti nel sepolcro. Le cicatrici delle ferite riportate in battaglia e le stesse mutilazioni sono per il soldato i suoi trionfi e i suoi trofei, sono il segno del suo valore che egli mostra volenteroso con pompa e onore. Ricordiamoci di questi valori che questi soldati, che questi studenti e professori hanno dimostrato per la nostra indipendenza. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie a Valentina Giuffra e a Giovanni Federico Gronchi per queste loro relazioni, che ci hanno portato proprio nel cuore della battaglia di questi studenti professori, che potevano appunto passare dalle traiettorie dei pianeti a quelle ben più sanguinose dei proiettili. Ricordo a tutti che
questa che le celebrazioni della mattina subito dopo sarà possibile collegandosi al sito www.unip.it/curtatone2020 poter assistere sia rivedere le celebrazioni sia appunto i video che sono stati realizzati per l'occasione. E cedo la parola al magnifico rettore, il professor Paolo Mancarella, per i saluti finali. Grazie ancora a tutte e tutti. Eccomi, mi sentite bene? Sì? No. Eccomi. Allora, grazie davvero a tutti. A me dispiace non essere riuscito a seguire la relazione di Giovanni e solo sono riuscito poi a seguire l'ultima parte della relazione di Valentina, che ho trovato interessantissima. Però, come ricordava Pietro, abbiamo modo di rivederle, quindi sicuramente appena possibile andrò a rivedermi la registrazione di questi ultimi due interventi. Grazie davvero a tutti i relatori, a tutte le autorità che hanno portato i saluti iniziali, e lasciatemi anche ringraziare, in previsione della maratona di oggi, la professoressa Lidia Salmeri del nostro liceo scientifico Ulissedini di Pisa, che assieme ai suoi ragazzi della terza B, se non sbaglio, ha realizzato un contributo video molto particolare, insomma, che già ricordava stamattina Pietro nella sua introduzione. Volontari di ieri, volontari di oggi, dialogo sulla battaglia di Curtatone Montanara tra alcuni studenti di liceo 172 anni dopo. Ecco, un passaggio di testimone, no? Dall'esperienza dei ragazzi di ieri al contributo dei ragazzi, dei giovani di oggi. Siete voi il nostro futuro. Io so che, credo almeno che siate collegati, vi volevo ringraziare davvero tanto, ragazzi, per quello che avete fatto e per la fatica che avete dovuto sopportare in questa avventura, non fosse altro perché avete dovuto subire anche un po' di lezioni del nostro Pietro Finelli, quindi sono sicuro. Vero Pietro? Sì, infatti. No, scherzo. E quindi davvero grazie per questo vostro contributo. All'anno prossimo, oggi pomeriggio, intanto, io anche oggi purtroppo sono impegnato in una seduta congiunta del Senato Accademico del Consiglio di Amministrazione, quindi non riuscirò a partecipare, tra virgolette, in diretta alla maratona, ma di nuovo la rivedrò poi sul nostro sito. Però grazie e arrivederci all'anno prossimo. Speriamo l'anno prossimo di poter ritornare al Camposanto, di poter ritornare alla Sapienza, nella nostra meravigliosa Sapienza, come abbiamo fatto l'anno scorso e due anni fa per il 170esimo. Vi ricordate, due anni fa, il primo evento che fu fatto nella Sapienza, che stava riaprendo, fu esattamente la celebrazione per i 170 anni di Curtatone Montanara. L'anno prossimo ci ritroveremo lì, tutti insieme, e festeggeremo ancora questo evento che è nei nostri cuori. Grazie ancora a tutti e buona prosecuzione per il pomeriggio.